la sigla ci porta nel mondo di salute sostenibile, la nostra balconata sull'economia della salute e sulla medicina che realizziamo in collaborazione con alcune eccellenze del sistema sanitario in Campania, la casa di cura Clinica Salus di Battipaglia ed il gruppo Forte di fisioterapia e di riabilitazione, con spunti da interviste con gli specialisti e le ultime notizie poi sulla medicina e sulla ricerca da tutto il mondo, che vedremo poi subito dopo. Il primo spunto è tratto da una intervista con Ottavio Coriglioni, manager sanitario e vicepresidente del gruppo Sanità di Confindustria Campania. I 10 miliardi che secondo il ministro Lorenzin si possono risparmiare in sanità, dove recuperarli? Vediamo insieme. Secondo lei questi 10 miliardi di cui parla Lorenzin dove vanno risparmiati? Dov'è che lei, se fosse un manager, non so, di un'azienda pubblica in qualsiasi parte d'Italia, dove metterebbe mano? Secondo lei dove sono i buchi? Bella domanda, ma cerchiamo di immaginare, insomma. Esatto, cioè quello che io ho dal mio modesto osservatorio ho sempre sostenuto è che in realtà bisogna porre molta attenzione sui costi. Andare a verificare tutte le consulenze esterne, tutti gli appalti esterni, cercare di fare un centro più che acquisti, proprio costi, cioè di verifica di quelli che sono i prezzi di mercato, per poter fare delle compere, direi, da massaia, sì. Oculate, sì. E cercando quindi di ottenere buoni prezzi, visto e considerato che il mercato dovrebbe permetterlo, data la situazione. Certo, è ovvio che la cosa principale per la parte della pubblica amministrazione è che per fare questo tipo di politica deve avere i soldi in tasca, cioè non deve più accadere quello che è accaduto nel passato, dove i prezzi maggiorati, tra virgolette, erano giustificati da un discorso di ritardo nei pagamenti, fino a tre anni. Questo non deve più avvenire. Sì. Non so se si può parlare di una cifra così importante come quella che ha detto Lorenzini, perché quello che dice lei vuol dire che stiamo parlando del 10% del fondo sanitario, esatto. Nazionale, circa. Sì. Però, ripeto, nel mio piccolo, anche io ho sempre sostenuto che i soldi sono sufficienti se ben spesi. Cioè non ci dimentichiamo che in una regione come la Campania, e l'abbiamo detto qualche volta lei ed io insieme, sì, grosso modo poco più di un terzo della spesa va veramente per l'assistenza. Tutto il resto è un mondo che gira intorno e che quindi in qualche modo, con i mezzi tecnologici che ci sono oggi, deve assolutamente essere razionalizzato. Ma deve essere, può anche essere controllato, cioè vigilato. No, ma non c'è, io forse ho avuto modo di dire da questo emittente, sì, che in realtà oggi è abbastanza, non è facilissimo, ma è abbastanza facile, sì, controllare l'efficienza di una impresa e quindi sapere se economicamente questa impresa regge il mercato. È fuori di dubbio che parliamo di sanità e parliamo di uomini, quindi bisogna anche capire ogni singola impresa che cosa dà al cittadino in termini di assistenza e quant'altro. Però voglio dire, ci sono delle situazioni dove è palese che, sì, le strutture non reggono e lì bisogna avere il coraggio non di chiuderle, ma di trasformarle. Sì. Non ci può essere un ospedale, l'ho detto più di una volta, sotto casa di ognuno di noi. Ci può, sì, essere, sì, però, certo, un poliambulatorio fatto per bene che sia interfacciato con gli ospedali più vicini per dare la giusta risposta al cittadino. Le cose da fare ci sono, diciamocelo con chiarezza. La prima cosa che è necessario è che i politici per primi dicono che non ci deve stare la politica, quella cattiva, sì, nella gestione della sanità, perché la politica deve scegliere per la sanità, sì, è un suo compito, quindi non esiste sanità senza politica, però nella gestione quotidiana di tutti i giorni evidentemente, sì, no. Il secondo spunto è tratto da una intervista con Francesco Forte, medico fisiatra del gruppo Forte, sulle forme di scoliosi, i consigli da dare ai genitori, i tipi di corsetto da indossare, gli sport da preferire. Vediamo. Il consiglio che possiamo dare al nostro genitore è quello di osservare frequentemente i loro figli
ovviamente senza la magliettina, e andare a notare se si osserva uno squilibrio tra le spalle, la prima cosa, quindi se c'è una spalla più alta dell'altra, sì, se c'è un fianco più prominente rispetto all'altro, sì, se c'è un'anca più alta rispetto all'altra, se una scapola sporge di più rispetto a un'altra. E poi esiste un semplice test, che è quello di far piegare in avanti il piccolo bambino con le gambe tese e osservare se si formano delle salienze, quindi delle cosiddette gibbosità, perché la scoliosi determina poi una deformità a livello quindi costale, che si estrinseca quindi con il cosiddetto gibbo, che è quello che determina poi il danno estetico, che è la cosa poi più importante a cui i genitori, ma anche il bambino, la bambinetta stessa, immaginiamo la bambinetta di 13-14 anni, che va in spiaggia con una deformità a livello della colonna, questo potrà avere sicuramente dei risvolti psicologici importanti. Ma la scoliosi può, per fortuna, solo nei casi gravi, come abbiamo visto nelle immagini, abbiamo visto una curvatura esagerata della colonna vertebrale, ma esistono dei casi del genere purtroppo, può determinare anche delle alterazioni della funzionalità respiratoria. Ripeto, questo accade solo in realtà. Nei casi più gravi. Nei casi più gravi. Sì. Una volta verificato che c'è qualcosa di anomalo, che cosa bisogna fare? Cioè, quali sono, come dire, gli esami di routine, gli accertamenti diagnostici, certo, specialistici, insomma, per dire, per fare una diagnosi accurata e completa? Quindi la prima cosa è la diagnosi clinica, si fa una valutazione clinica e si prescrive una radiografia. Quindi il primo esame è la radiografia, sulla quale si vanno a fare delle misurazioni. Perché la scoliosi viene misurata in gradi, a seconda dei gradi stabiliamo una prognosi anche sulla gravità della patologia e sull'evoluzione. Un ulteriore esame diagnostico è quello che stiamo vedendo nell'immagine, è la spinometria, l'analisi posturale forometrica, che ribadisco non va a sostituire la radiografia, ma ci dà delle informazioni supplementari. Per quanto riguarda, poi qui stiamo vedendo un altro tipo di corsetto, esistono diversi tipi di corsetti. Ecco, qui il golf è uno sport, diciamo, uno sport non molto diffuso purtroppo dalle nostre parti. Da noi, però, che può essere utile. Può essere tranquillamente eseguito in corsetto, questo anche da ragazzini un po' più grandi, anche in età adolescenziale, perché ricordiamo che il corsetto deve essere portato fino alla maturità scheletrica, quindi generalmente nel maschietto fino ai 18 anni e nella femminuccia. Il golf non è uno sport molto diffuso perché non abbiamo una grande tradizione, però prende piede, sta prendendo piede. Sempre più piede, infatti mi sono ripromesso anch'io di prendere delle lezioni. Sì, è uno sport molto divertente, molto rilassante, non c'è, come dire, l'agonismo sfrenato. Ma addirittura oltre al golf anche l'equitazione è una cosa che viene consigliata nei bambini scoliosi. Ecco, qui vediamo un corsetto, poi si indossa la maglietta. Si indossa una magliettina e tranquillamente il nostro ragazzo può andare a fare la sua oretta di sport, la sua corsetta. Bene, appuntamento anche la prossima settimana con le eccellenze cliniche e chirurgiche della nostra sanità in Campania. Passiamo alle ultime notizie sulla economia della salute a Salute Antologi, la nostra rassegna delle ultime della medicina da tutto il mondo. Fino a poco tempo fa il tumore al colon, con metastasi diffuse al fegato, era sinonimo di morte certa. Oggi però si sta avanzando con ricerca verso una possibilità che lascerebbe più speranze di vita, aumentando anche le probabilità di guarigione. La novità positiva viene ancora una volta dall'Italia, dall'Istituto di Candiolo per la ricerca e la cura del cancro. È un mix di farmaci in grado di superare la resistenza alle terapie da parte delle cellule malate di questo particolare tipo di tumore. I test sono stati finora condotti solo in laboratorio, ma presto si potrà sperimentare anche sull'uomo e sono attesi risultati importanti. Basterà un semplice prelievo di sangue per individuare la presenza del DNA del tumore e da questo si capirà in che modo il paziente potrà sviluppare una resistenza ai farmaci ed intervenire per tempo con un insieme di medicine, tra cui anche un MEC inibitore mescolati all'anticorpo monoclonale che può fermare la crescita delle metastasi. Identificato il meccanismo che permette ad una mutazione di un gene
di contribuire all'insorgenza della malattia di Crohn, una scoperta che è stata effettuata da un team di ricercatori dell'Università di Cambridge e descritta sulla rivista Nature. La comprensione delle conseguenze funzionali di questa mutazione potrà favorire lo sviluppo di terapie per trattare la patologia intestinale infiammatoria, noto anche come enterite regionale, per la quale attualmente ci sono poche opzioni di cura. Lo studio ha definito il meccanismo che minaccia la produzione di molecole infiammatorie, le citochine, e l'insorgere dell'infiammazione cronica dell'intestino. Un nuovo studio della University di Duisburg, Essen, in Renania, in Germania, fornisce le prove di un sospetto molto diffuso tra le persone che soffrono di emicrania, cioè che lo stress aumenta il numero dei mal di testa. La ricerca viene presentata al meeting annuale dell'American Academy of Neurology ed ha coinvolto un campione di 5.159 persone di età tra 21 e 71 anni, intervistate 4 volte all'anno per 2 anni circa, i livelli di stress vissuto e di mal di testa. I partecipanti hanno segnalato i mal di testa mensili e quantificato lo stress su una scala da 0 a 100. Quelli con la tipologia con emicrania tensiva avevano valutato il proprio stress ad una media di 52 su 100, salita per l'emicrania a 62 su 100 e a 59 per l'emicrania combinata con la cefalea. Per ogni tipo di mal di testa, un aumento dello stress è stato associato ad un aumento del numero di mal di testa mensili. Pertanto, l'associazione tra stress e mal di testa a questo punto diventa inequivocabile. È molto più piccolo di una pila alcalina ministilo, ma è in grado di monitorare come una microspia silente e ben nascosta il cuore del paziente per 3 anni. È RevelLink, il più piccolo monitor cardiaco impiantabile al mondo, che iniettato sottocute con una siringa, migliora la diagnosi per alcune delle patologie più pericolose e difficili da riconoscere, come la sincope e la fibrillazione atriale. Lo strumento è stato presentato a Milano a testarlo ed effettuare i primi impianti in Italia. Con successo è stato l'ospedale Molinette di Torino su 2 pazienti con sincope e sospetta fibrillazione atriale silente. Con una speciale siringa si inietta in pochi minuti il dispositivo appena sotto la pelle del paziente, nella parte pettorale sinistra, attraverso una piccola incisione inferiore a 1 centimetro. L'attività cardiaca del paziente viene registrata per 3 anni ed attraverso un sistema esterno di telemedicina si inviano i dati diagnostici dalla casa del paziente all'ospedale. Il dispositivo, oltre a confermare la diagnosi di sospetta fibrillazione atriale, può aiutare a valutare l'efficacia della terapia adottata.